Ragazzi, come sempre, saluto tutti quanti, e gli iscritti e quelli che vedono i video. Qui ho il metal detector più piccolo al mondo. Guardate com'è piccola la centralina. Vi posso dare anche le misure. È di 5 centimetri circa per 9 centimetri circa per altezza circa 3 centimetri. È o non è il metal detectorino più piccolo al mondo? Ovvio che è anche leggerissimo. Lì c'è già la bobina attivata, è acceso e adesso si fa le prove con vari oggetti, prove di profondità. I VD li avete già visti nell'altro video, adesso guardiamo proprio la profondità. Vi ricordo di guardare il sito metaldetector24.com dove trovate i migliori metal detector, più che altro a prezzi buoni. E allora parto con il 10 centesimi, lì c'è la bobina. Qui c'è il 10 centesimi. E lo rileva a 26 centimetri. Poi 50 centesimi. Guardate anche la velocità di risposta, è velocissima. Cinquanta centesimi. E lo rileva sui 30. Adesso queste altre due le tolgo. Lo rileva sui 31 centimetri. Ovvio che potrei dargli più potenza, più sensibilità, ma dopo diventa un po' troppo instabile e perciò io preferisco usare il metal detector alla potenza giusta, al livello, al pelo giusto, prima che diventino instabili. E perciò con questa stabilità rileva la moneta da 50 centesimi a 31 centimetri. Facciamo la prova con un euro europeo. E anche lui la rileva sui 31 centimetri. Inutile che faccio i 2 euro, tanto sono più o meno grandi, farà 31-32. Facciamo il decimo di centesimo, 2 centesimi, 2 centesimi. Di taglio la rileva bene, anche una bella profondità di circa 24 centimetri, ma adesso vediamo anche di taglio. Allora, di piatto 23-24. Di taglio, vedete che la discrimina perché suona tono basso. Quando suona a tono basso è un ferraccio, più che altro piccolo. Se il ferraccio è grande e arrugginito lo suonerà bene, ma adesso questo è un ferrettino di zama ricoperto di rame, che di taglio lo vede poco, lo discrimina, ma il rame, se glielo fai vedere di piatto, lo sente meglio e lo rileva. Vedete? E siamo più o meno sempre sui 23 centimetri. Qui abbiamo anche la medaglia, la medagliona sportiva di bronzo dello sport, dell'atletica. Guarda che spettacolo! E allora, senti che bei tocchi. E difatti, essendo bella più grande, la rileva. La rileva sui 35 centimetri, vedete? Questi sono tutti i posizionamenti.
dei rilevamenti. Adesso qua ho pure il gangaro di ferro arrugginito, vediamo come si comporta. E difatti, anche essendo un pezzo così grande, lo suona a ferro. Sapete che sottoterra il discorso cambia, più ossidato e più arrugginito e meglio lo sente. Di piatto, anche lui di piatto è talmente grande che lo sente bene e lo suona a tono alto. A quanto? A quanto? Se qui sono 35, 45, a circa mezzo metro. Qui c'è il pezzo, il gangaro di ferro e là c'è la bobina. A circa mezzo metro! Poi c'è questa stellina piccolina e la rileva bene, è piccolina questa, e la rileva bene, ha anche un'ottima sensibilità, la rileva, una stellina così piccolina sugli 8 centimetri. E allora anche abbiamo visto questo video della profondità di ricerca test in aria. Profondità di ricerca test in aria. Ecco qui, ci sono i miei telespettatori che mi guardano e si mettono a vedere il film. Miei telespettatori, oggi c'ho i telespettatori per quello che faccio un video così bello. Hai capito? Ci sono anche i telespettatori. Vediamo se c'è anche l'altro telespettatore in giro. No, non c'è. E allora, vi ricordo sempre il video. Lo trovate al canale. Cioè anche al sito internet metaldetector24.com. Oltre che questo canale qui. E cosa volevo dire? Volevo dire che i test io li faccio in aria, perché l'aria è uguale per tutti. E uno sì che vede quanto rende il metal detector. Ovvio che se faccio dei test in un terreno sabbionezzo, terriccioso, morbido, ecco, il telespettatore si fa avanti per vedere meglio il video, il film. Ovvio che se io faccio un video profondità dal vero in un terreno sabbionezzo, terriccio, eccetera, mi fa vedere che trova delle monete a 40 centimetri, 38, 42, per esempio, per modo di dire, non questo, perché questo se al massimo fa sui 30, 35, anche nel terreno una moneta, terreno buono, la rileverà sui, al massimo ai 30-35. Ma se un cliente compra il metal detector, un qualsiasi tipo di metal detector, e vede i video che nel terreno sabbionezzo, terriccioso, rileva la moneta a 40 centimetri, addirittura 45 centimetri, poi lo compra e nel suo terreno lo rileva a 20-22 centimetri, dopo dice, ma cos'è questo lavoro qui? Mi hanno preso in giro. E infatti ogni tanto mi chiama qualcuno e mi dice, ho visto quel video là, che rilevano le monete a 40 centimetri, 45, 50. Poi io l'ho comprato, ma nel mio terreno fa solo 20, 21, 18, anche solo 15. E io gli ho detto, ma io lo dico in tutti i video, in base al tipo del terreno, se il terreno è buono, fai quasi come in aria. Se il terreno è di quelli ferrosi, duri, di calestro o di tufo, super ferrosi, super mineralizzati, perdi subito metà potenza, anche di più. Addirittura ci sono dei terreni che se metti per terra una monetina, e hanno provato, il metal detector addirittura a vista non la suona. E dopo ci vogliono certi tipi di metal detector un po' più speciali, con tecnologia, per il terreno mineralizzato. Perciò se avete dei problemi che nel vostro terreno il metal detector va giù poco, chiamatemi,
e vi dico quali sono i metal detector che rendono di più nel terreno mineralizzato, oltre che in aria. Ci sono terreni che si mettono a sedere, ci sono metal detector che si mettono di più a sedere in questi terreni, terreni ferrosi, terreni mineralizzati, ci sono metal detector che si mettono a sedere di meno, anche pur se in aria fanno più o meno le stesse prestazioni. E allora ragazzi, il video di profondità ve l'ho spiegato, come vi ho spiegato la tecnica della profondità, dalla differenza dall'aria al terreno, e nell'aria uno lo vede com'è perché è uguale per tutti, nel terreno vedi il terreno ma non sai com'è, e quando vi viene detto è un terreno con mineralizzazione abbastanza elevata, 80, e sente sempre la moneta a 40 centimetri o 50, poi nel vostro terreno la sente sempre a 20, 18. E allora quanto è il valore della vostra mineralizzazione che sente la moneta a metà profondità rispetto a quella dell'altro terreno? E i video fatti in aria non ti sbagli, perché l'aria è uguale per tutti. Hai capito? E allora, io faccio delle volte anche i test sul muro di cemento armato con i tondini di ferro, dove c'è la colonna di cemento armato con i tondini di ferro, e so già che i metal detector, che sono in pochi, che passano quel contesto lì, andranno bene anche in un terreno molto, molto ferroso, super mineralizzato. E più di tutto, se si stabilizzano su quel contesto, sui tondini di ferro, è segno che sono buoni metal detector. Se invece vanno in overload, è segno che in terreni super ferrosi qualche problemetto lo potranno avere. E come la test in aria lo potete fare tutti, perché l'aria è uguale per tutti e non vi sbagliate, anche il test sulla colonna di cemento armato, esempio, con una casa di due piani, la colonna di cemento armato che è circa un 30 x 40 cm o 50 cm più o meno, le gabbie vengono fatte allo stesso modo in tutta Italia, con i calcoli CA di cemento armato, ingegneristici, anche il diametro dei ferri più o meno è lo stesso, e allora anche qui c'è un rapporto di trasformazione praticamente uguale dal nord al sud al centro per i calcoli di cemento armato, e si può dire che quasi come l'aria, anche qui potete fare il test col vostro metal detector, lo mettete sulla colonna di cemento armato di 30 cm, sapendo che più o meno il cemento è sempre del 300 o 350 e il diametro dei ferri dell'armatura più o meno è uguale, e allora potete fare i test paragonandoli a quelli che faccio io, e dopo vedete se il vostro metal detector performa come quelli che vi presento io oppure no. Bene, allora il video di profondità l'abbiamo fatto, pertanto vi consiglio di guardare il sito metaldetector24.com, dove trovate tutti i metal detector fra i più potenti, più moderni del mercato, più che altro a prezzo buono. Se avete qualcosa da chiedere, lo scrivete nei commenti oppure mi mandate un messaggio email. Ciao a tutti! Mo guarda com'è bellino sto metallino!